Bruno, Folcast. Ciao, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Allora, raccontaci un po' l'emozione di questo festival davvero particolare senza pubblico. Come hai trovato la concentrazione nella prima serata in cui appunto sei passato? Beh, un'emozione grande, la concentrazione, insomma, è un lavoro poi che viene da tanto prima, no? E quindi si arriva qui già abbastanza concentrati. E anche perché il percorso che ho fatto, che abbiamo fatto noi delle nuove proposte, è iniziato tanto tempo fa, tanti mesi fa, lo scorso anno. Abbiamo avuto questo privilegio poi di venire qui all'Ariston e cantare la nostra canzone con l'orchestra di Sanremo, che è fantastica, sono fortissimi. Quindi insomma, sono molto molto contento. Speriamo domani di ripetere quanto di buono fatto fin qui. Allora, sai già, sarete sempre all'inizio della serata come la precedente, quando verrà insomma l'eliminazione totale, la finale, insomma raccontaci un po' se sai qualcosa. Sai, ancora non so quale sarà l'ordine, presumo di sì, presumo che saremo sempre all'inizio e quindi poi ci sarà, forse il vincitore sarà nominato il vincitore prima dell'inizio poi dei big, della gara dei big, quindi lo scoprirò anch'io, penso tra poco, forse anche domani mattina scopriremo come sarà programmata, strutturata. Comunque ecco, per ora vado day by day, quindi giorno per giorno, mi vivo veramente la giornata. Ecco, no, non vado oltre perché sennò la tensione e l'ansia poi magari crescono. Invece per ora sono abbastanza tranquillo, cerco di gestirla così. Molto bene, rimaniamo con questo mood, non cambiamolo mai. Senti, lo guardavi da casa il festival. Che cosa volevi scoprire di più e che insomma ti ha stupito dietro le quinte o comunque tra gli addetti ai lavori? Beh, questa edizione è già un'edizione strana. Per me è la prima, quindi è comunque una cosa, ripeto, unica. Quello che mi ha colpito è tanto i ritmi serrati, credo che più o meno siano questi, ma intendo proprio anche tutto quello che facciamo durante le giornate, anche in cui non stiamo cantando, no? Almeno noi nuove proposte. Comunque c'è tanto da fare, c'è tanto lavoro da fare. E poi un'altra cosa che mi ha colpito molto è vedere tutto quello che c'è dietro, perché appunto, come dicevi, io lo vedevo da casa. E da casa quello che arriva è questo cantante, musicista che scende quella scala, con le scalinate e poi canta il suo pezzo con quell'orchestra fantastica, però non si vede tutto quello che c'è dietro, tutta la preparazione, le prove, tutti i tecnici, quindi tutti coloro che lavorano dietro al festival. Questa cosa è molto molto curiosa, perché è una cosa che si scopre solo stando qui. A noi arriva soltanto la parte finale, quindi questa è stata una rivelazione, non che non lo sapessi, però poi viverlo è completamente diverso. Comunque è una vetrina importantissima per chi fa musica, quindi insomma da questo palcoscenico poi succederanno nei vari mesi tante cose. Ce le vuoi raccontare? Dai! Certo, assolutamente sì, volentieri. È una vetrina enorme, è la vetrina più grande a cui ho mai preso parte, insomma, e sono molto molto contento. Prossimamente, dopo il festival, a prescindere da come andrà, questo è comunque un traguardo ma anche un punto di partenza, la doppia valenza, e ci saranno canzoni, nuove canzoni, nuova musica, e poi verrà molto probabilmente racchiusa in un EP. E poi un'altra cosa molto importante, programmato dei live, quindi un tour per il mese di novembre, iniziando l'11 novembre dal Magnolia di Milano, finendo poi il 27 novembre al Largo Venue a Roma, augurandomi che intanto le date possano aumentare, crescere, e chiaramente augurandomi che la pandemia ci permetterà insomma di fare questi live e che si trovi il modo di garantire dei live in totale sicurezza, chiaramente con tutti i presidi del caso, per ricominciare un po' a mettere in moto questa macchina. Il festival, ecco, dal suo canto è sicuramente un segnale forte anche per questo aspetto. Quindi lo speriamo davvero, perché significherebbe per tutti noi tantissimo. Questa canzone sanremese, quando è nata? Ce lo vuoi raccontare? La canzone è nata 2-3 anni fa a casa. Ero, insomma, io e il pianoforte, e avevo questa sensazione un po', mi sentivo fermo, bloccato, immobile, e volevo uscirne fuori. Quindi poi, grazie alla canzone, sono riuscito a mettere a fuoco questo stato d'animo e poi anche a canalizzare le forze per far sì, insomma, poi di uscirne fuori, appunto. E quindi la canzone è un po' un'espressione di questo stato emotivo. Poi mi ha aiutato tanto, spero possa essere magari, ecco, d'aiuto anche per le persone che l'ascoltano,
Questo è chiaramente una cosa che mi auguro possa essere così. Uno stato in cui torno, ma insomma, ogni volta lo si combatte se si vuole. Io, insomma, in mio modo, scrivo canzoni per combattere degli stati d'animo da cui voglio. Il messaggio più bello che hai ricevuto dopo l'esibizione? Beh, che insomma, una cosa che mi ha colpito è stato sicuramente il video che mi ha mandato un mio amico del figlio Matteo, che davanti alla TV era rimasto così incantato mentre cantavo, e quindi questa cosa mi ha fatto molto molto contento, cioè vederlo lì che seguiva e cantava, insomma, arrivare poi al cuore dei bambini è secondo me è molto indicativo, cioè loro sono gli esseri più puri possibili, quindi che la canzone arriva un po' a tutti. È proprio così, grazie mille di essere stato con noi. Grazie mille a te, grazie a voi, ciao. Sanremo 2021 in collaborazione con Beeper Banca, Enka Plast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.